La prestazione dei piccioni. La prestazione dei piccioni. Sì, poi? Basta, poi era normalissimo, cioè era normale, nel senso che ci poteva stare una partita così importante perché stiamo giocando bene e quindi dovevamo solo avere più fortuna negli episodi. Però non per falsa modestia, ma la squadra è molto viva, quindi il merito va... Sono contento soprattutto dei ragazzi perché credo che poi, per i tifosi, perché credo che poi alla fine, come ho sempre detto, al centro dei progetti ci sono i calciatori e i tifosi e nessun altro. Il miglior Teramo della sua gestione? Sì o no? Ma credo, non lo so, credo che sia una squadra, sì, credo che sia stata una buona partita, una squadra molto che è stata in campo con una consapevolezza di saper fare alcune cose e di farle bene. Se prima della partita di Vicenza le avessero detto farà 5 punti in queste 4 partite, lei cosa avrebbe risposto? Va bene. Ma si avrebbe creduto? Sì, perché no? Però quello che conta non so quello che si dice e quello che si fa. Adesso sono stati fatti oggi 3 punti e quello che conta sono i 3 punti. Mister, rispetto alle altre partite, uno sforzo distribuito forse meglio nel corso dei 90 minuti, è d'accordo? Non c'è stato il calo nella ripresa che spesso eravamo abituati a vedere? Già sono tante partite che non c'è il calo nella ripresa, perché comunque abbiamo anche quella in casa che con Renate abbiamo giocato un buon secondo tempo, anche con la Giana anche quando abbiamo perso con la Giana hanno fatto un tiro in porta il secondo tempo, a Vicenza siamo stati padroni del campo il secondo tempo, col Pordenone abbiamo fatto un buon secondo tempo, però sempre un tempo. No, abbiamo fatto sia primo che secondo tempo, poi c'è anche la qualità degli avversari che spesso si dimentica, quindi noi non giochiamo da soli ma giochiamo anche contro gli avversari, purtroppo o per fortuna, che ci danno anche emozioni e questo si dimentica spesso, quindi l'avversario comunque non stanno lì cioè giochiamo contro buone squadre, questo è un girone veramente difficile. A proposito di qualità degli avversari, quello dell'avversario di oggi era alta, ecco, la partita è stata preparata bene, questo se lo sente di poterlo dire? Ma no, io credo che sia stata preparata bene come tutte le altre. Poi quello non è. Noi abbiamo 3 parametri, come dico sempre, ma è inutile parlare di questo. Nel senso, la partita precedente è quello che si fa in settimana e la tattica di principio per preparare la partita è quella degli avversari da affrontare. Quindi è l'interpretazione che fa la differenza. A Terni con meno Assilli? Adesso? Dove? A Terni. A Terni la prossima gara dici sì, andiamo a Terni consapevoli della nostra forza e di andare a giocare una partita, ma adesso mi sento soltanto di ringraziare pubblicamente i calciatori di questa squadra. Buon Natale. E fare buon Natale a tutti, sì certo, a tutti, anche a voi, anche a te. Io vorrei chiudere come ha iniziato, e se Piccioni avesse addirittura anche fatto gol, cosa avrebbe fatto? Le capriole qui? No, io sono contento, allora l'aspetto umano, io sono contento per il ragazzo, perché comunque il ragazzo spesso viene giudicato ingiustamente, quindi i giudizi fanno sempre male, forse sarò io che sono un po' così sensibile ai giudizi delle persone e quindi mi dispiace che venga giudicato non per il reale valore ma perché ancora non fa gol, perché magari uno si aspetta tanto, ma il ragazzo sta dando moltissimo, io sono contento del suo contributo e sono felice che oggi abbiamo vinto con lui in campo. Diciamo che se l'è risparmiato per Terni, va, il gol di Piccioni. Ma questo magari, però non lo sappiamo e sono contento per lui. È andato vicino anche oggi al gol.